Adriana Volpe. Addio a Bella Ma. Perché ha detto no a Pierluigi Diaco? Bella Ma. Anticipazioni sulla prossima stagione. È ufficiale l'addio di Adriana Volpe. La stagione televisiva che si appresta a chiudersi ha visto Rai 2 puntare su alcuni volti nuovi e soprattutto su molti volti noti a cui sono stati affidati nuovi format con risultati però molto diversi. E tra i nuovi format si annovera sicuramente anche il programma pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco, che ha visto la presenza di molti opinionisti d'eccezione come Adriana Volpe. Eppure, stando a quanto riporta Nuovo TV, sembra certo e ufficiale che a settembre la bionda conduttrice non tornerà nel talk di Rai 2. Sul settimanale, infatti, si legge: Adriana avrebbe da poco rifiutato l'offerta di ritornare su Rai 2 nella prossima stagione come opinionista fissa. Insomma, la conduttrice non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Pierluigi Diaco intasca il rifiuto della conduttrice. I motivi della scelta. Adriana Volpe non sarà più a Bella Ma nella prossima stagione. La conduttrice, insieme ad Antonella Elia, nel talk di Rai 2 curava una rubrica fissa dal titolo Tutti in pista. Spazio in cui due concorrenti rappresentanti la squadra dei boomer e della generazione Z si scontravano a colpi di passi di danza. Il ruolo, ovviamente, non era di vitale importanza e forse è proprio questo il motivo dietro la scelta di dire addio a Bella Ma. Il fatto la Volpe abbia ricevuto proposte molto più allettanti. Sempre il settimanale sopra menzionato, infatti, rivela. Voci insistenti sostengono che in Rai sia già pronto un programma confezionato su misura per lei. Sarà vero? Al momento non si sa altro. Ed in effetti le voci ed i rumors di un programma tutto suo in Rai si rincorrono da giorni ormai. Adriana Volpe. Ultime indiscrezioni sul suo futuro in TV. Per lei in arrivo un nuovo programma? La conduttrice per anni è stata al timone dei Fatti Vostri, dove non sono mancati aspri screzi e liti con Giancarlo Magalli. Dopo il suo addio alla trasmissione diretta da Michele Guardi, la Volpe è approdata a Mediaset prima come concorrente del Grande Fratello VIP e poi come opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. Nel mezzo si registra la conduzione del programma quotidiano su TV8 ogni mattina, chiuso per bassi ascolti dopo una sola edizione. E nel futuro di Adriana Volpe cosa c'è? Sarà davvero al timone di un programma tutto suo in Rai? Certo è che se i rumors venissero confermati si tratterebbe di un bel regalo di compleanno per Adriana Volpe alla soglia dei 50 anni.